No alla festa a numero chiuso. I napoletani sono insorti contro la decisione del Comune e del Calcio Napoli di rendere i festeggiamenti per lo scudetto un evento VIP a cui potranno partecipare solo pochi eletti. Il 4 giugno al plebiscito devono partecipare tutti, non si può trattare i tifosi azzurri come i passeggeri del Titanic. Nessuna prima classe, in prima fila e terza classe fuori dai momenti di gioia. Questo è il pensiero che arriva da tutti i quartieri della città. In molti lanciano l'idea di una festa collettiva al Maradona, con palco costruito sotto la curva B e tifosi sul prato e sugli spalti. Una spesa che potrebbe essere anche tranquillamente ammortizzata, visto poi l'arrivo dopo qualche settimana dei Coldplay, con conseguente allestimento per la 2 giorni di concerto. Quello che è chiaro è che Napoli non vuole accettare distinzioni né limitazioni, dopo un'attesa di 33 anni. Poi, se dietro questa organizzazione ci sono diritti TV venduti già da tempo, che impongono feste per pochi eletti, questo lo si scoprirà a breve. In città intanto il coro di no è unanime. Sinceramente mi sembra una cosa strana, fuori luogo, perché se uno è tifoso, deve essere l'accesso per tutti, ci deve essere, no? Credo. È una festa della città, è la festa del Napoli, ma soprattutto poi della città, no? Credo a questo punto, dopo 33 anni... Abbiamo bisogno di stare tutti quanti per strada, senza... limitazioni, che dobbiamo stare tutti assieme e festeggiare senza che nessuno ci dica niente. Che senso ha questa festa, diciamo? È solo per pochi, poi. Cioè, non vedo il nesso, una festa popolare per tutti quanti. La festa di Napoli è una cosa importantissima, è una cosa che comunque ci gratifica, magari sotto questo aspetto comunque... è una cosa bella che ci fa stare bene a tutti quanti. Stiamo preparando tutto per fare una festa. Del comune non ce ne frega niente. Napoli festeggerà a prescindere. Viva Napoli proprio. Non si è mai vista una cosa così. Erano anni che si aspettava di qualcosa.